Sono giorni di passione, di dolore, di rabbia per l'umiliazione che ha subito la Lombardia, considerata ormai una regione di corrotti, di tangentisti e di delinquenti. Sono momenti di dolore per milioni di lombardi onesti che non si meritano tutto questo. Questo è tratto da un discorso fatto nell'aprile 2012. Al posto della parola Lombardia c'era la parola Lega Nord, dal presidente Maroni. E io quello che mi chiedo oggi, siccome a quel tempo sventolava le scope, parlava di legalità, di onestà, di trasparenza, se sono ancora orgogliosi, se pensano ancora a queste cose, se pensano di essere dei degni rappresentanti dei cittadini lombardi. Io lo ricordo nella seduta di insediamento, quando parlava di una giunta dove non ci sarà mai un indagato, di pulizia, di trasparenza e di legalità. Oggi noi ci troviamo con un presidente imputato, un vicepresidente arrestato e un assessore indagato. In 2 anni è cambiato tutto e probabilmente, anzi sicuramente è cambiata anche l'opinione dell'allora presidente Maroni, o neopresidente Maroni, che prometteva al popolo lombardo, prima in campagna elettorale e poi appena dopo essere stato eletto, che con lui in giunta non ci sarebbero mai stati scandali, che con lui in giunta non ci sarebbero mai stati indagati. L'istituzione che guidate rappresenta 10 milioni di lombardi, 10 milioni di lombardi che si sono visti sbattere in prima pagina come un popolo di corrotti, di tangentisti, di persone disoneste. È lì che offendete la dignità delle persone e del popolo che qua dentro rappresentiamo. Perché la Regione Lombardia in questi anni ha avuto moltissime attenzioni dai tribunali, dalla magistratura, si potrebbe dire che potevano trasferire tranquillamente i propri uffici in Palazzo Lombardia. È stato fatto nella precedente legislatura, è stato promesso qualcosa di nuovo che poi non è mai stato mantenuto. Ma solo per fare un excursus, c'è un piccolo album dei ricordi, chiamiamola la fedina penale di Regione Lombardia. L'ho detto prima, il presidente imputato andrà a processo il 1° di dicembre. Il segretario generale, ex segretario generale Andrea Gibelli, indagato, rinviato giudizio un paio di settimane fa per gli stessi reati, e in una Regione Lombardia trasparente e che lascia fuori gli indagati, viene promosso e viene messo alla presidenza di FNM, perché così è, quando si vuole dare un'immagine di pulizia, di trasparenza, di un cambio di passo rispetto agli scandali del passato, si prendono segretari generali che vengono indagati e poi vengono promossi in aziende partecipate strategiche per la nostra regione. Dicevo, è stato promosso a presidente FNM perché c'è un altro scandalo che colpisce FNM, che è stato sulle pagine di tutti i giornali, anche nazionali, e anche in questo caso il popolo lombardo è stato ferito e si è sentito accusato di una disonestà che non li rappresenta. Perché ricordiamo che il presidente Achille è quello che ha fatto le spese, usava la carta di credito in modo ballerino, lasciava la macchina aziendale al figlio come se fosse una cosa di sua proprietà. E le abbiamo viste davvero di tutti i colori, perché questa classe politica che ha governato la Regione Lombardia negli ultimi 20-25 anni è una classe politica che è convinta che vincendo le elezioni si può fare delle istituzioni e dei soldi dei cittadini tutto quello che si vuole. Lo si è dimostrato più e più volte. Abbiamo visto Antonio Rognoni, è stato citato anche precedentemente, allora direttore generale di Infrastrutture Lombarde, altra azienda strategica di Regione Lombardia, che è riuscito a resuscitare personaggi della Prima Repubblica come il compagno G. È riuscito nell'ardua impresa, persone che sono state coinvolte in Tangentopoli, e siamo riusciti a resuscitarli e farli tornare al loro vecchio lavoro. Alberto Brugnoli, direttore generale di Eupolis, sempre indagato per gli stessi reati del presidente Maroni, che si è dimesso e ha patteggiato. E per ultimo lascio Mario Mantovani. Mario Mantovani, di cui abbiamo letto molte cose, ma di cui siamo sorpresi praticamente di nulla.
Fare sorprese su una situazione del genere io credo che sia indecente. Siamo entrati qua dentro, siamo stati gli unici a sollevare la questione del conflitto di interessi. Siamo stati messi nell'angolino. Era chiaro a tutti che era insostenibile una posizione come quella. Diceva prima il segretario Alfieri che queste nomine sono state fatte ad Arcore ed è abitudine, anche il presidente Maroni si recherà ancora una volta a Arcore come Salvini. Vi ricordo che anche Renzi si è recato ad Arcore, che ci ha fatto un patto e ci ha riformato la Costituzione. Dicevo dal presidente Mario Mantovani e vicepresidente Mario Mantovani, che oggi è a San Vittore per tangenti, corruzione, turbativa d'asta e altri reati. E questa è la rappresentazione, noi spesso qua dentro la rappresentazione di quello che è la gestione della sanità lombarda. Noi qua dentro spesso negli ultimi anni abbiamo sollevato questioni legate ai direttori generali, abbiamo fatto una marea di interrogazioni su persone che erano condannate e che gestivano la nostra sanità pubblica. Siamo stati anche in quel caso derisi, addirittura io durante la mia interrogazione mi sono sentito rispondere dall'ormai ex vicepresidente Mantovani che noi sembrava che giocassimo e portassimo un giorno in procura dentro al palazzo, al Consiglio regionale lombardo, mentre la procura poi è andata a prenderlo e l'ha portato dentro San Vittore, perché questi sono i fatti. La questione non è solo giudiziaria, la giustizia fa il suo corso, c'è un evidente fallimento politico di questa maggioranza e quando parlo di fallimento politico parlo di quello che era stato promesso e non è mai stato realizzato. Il primo punto, 75% di tasse in Lombardia, con questo slogan avete vinto le elezioni, ben consapevoli di prendere in giro i cittadini lombardi, ben consapevoli di non poterci arrivare. Una volta entrati, parlando anche di macro regione, non dimentichiamo questo tema, ormai l'avete accantonato, ma erano i vostri slogan, avete rilanciato la Lombardia statuto speciale, sempre per prendere in giro i lombardi, finché è arrivato il Movimento 5 Stelle, che prendendo in mano la Costituzione vi ha spiegato che una maggiore autonomia la si poteva portare avanti però guardando la Costituzione all'interno di un quadro costituzionale, cosa che voi sicuramente non conoscete. E dicevo, avete fallito, avete promesso l'abolizione del ticket e il ticket i cittadini lombardi lo pagano ancora. Se c'è una leggera riduzione è grazie a una trattativa che abbiamo intavolato durante la riforma della sanità. Avevate promesso l'abolizione del bollo auto e il bollo auto i cittadini lombardi lo pagano ancora. Avevate promesso una previdenza integrativa in un momento di difficoltà dei pensionati e delle future pensioni e non l'avete mantenuto. L'unica cosa a cui vi siete interessati sono di TEM, di Romonza, di Brebemi, di Pedemontana. Dove c'è cemento voi ci siete, dove ci sono cooperative, costruttori, aziende che sono ben conosciute dalle procure, voi ci siete. Avete garantito a queste persone ingenti somme di denaro, avete garantito delle strade che non servono a nessuno, se non alle banche e a chi le costruisce. Questo è il vostro modo di vedere il futuro della Lombardia. Io sono convinto che siamo arrivati al capolinea e che non si possa andare oltre. Non solo per le inchieste, che sono state numerose, perché noi ogni 6 mesi ci svegliamo la mattina, apriamo un giornale e troviamo qualcuno che Regione Lombardia conta di peso e ha un ruolo decisionale, che viene indagato, che viene arrestato, ma anche per quello che vi ho detto, per quello che politicamente non siete stati in grado di fare. Vi siete interessati di poltroni, avete fatto 3 rimpasti in meno di 2 anni, segno che probabilmente il manuale Cencelli non ha funzionato per niente o che si rinnova a seconda dei sondaggi che vengono lanciati il lunedì o il martedì dai vari telegiornali. Questo è non saper gestire le cose, non saper governare le cose. La sanità lombarda è per alcuni aspetti una sanità eccellente, ma non grazie a voi, non grazie alla vostra gestione, ma grazie a quelle decine di migliaia di persone che tutti i giorni si svegliano e con la propria professionalità vanno a lavorare e garantiscono un servizio di eccellenza, spesso sottopagati, spesso subiscono mobbing, spesso subiscono decisioni che li mettono nell'angolo, si vedono passare avanti persone che sono incompetenti, che non hanno i curriculum adeguati
e nonostante questo abbassano la testa e nell'interesse della cittadinanza e di un servizio eccellente continuano a svolgere il proprio lavoro. Per noi davvero è stato la misura colma, è stato superato ogni limite e siamo convinti che non ci sia altro modo migliore per ridare legalità, efficienza e trasparenza a questa regione se non tornare al voto, nella speranza e nella certezza che questa volta i cittadini lombardi, umiliati in questi 2 anni e mezzo, abbiano capito che così non si può andare avanti e con questo mondo di centrodestra, ma anche di centrosinistra, non si può certo dare un futuro di legalità all'istituzione Regione Lombardia. Voglio concludere parlando della questione dell'autonomia. Dicevo prima, il 75% di tasse, abbiamo fatto decine di convegni, incontri istituzionali, abbiamo fatto dei dibattiti in quest'aula sul tema dell'autonomia. L'autonomia la meritano i cittadini lombardi, non la merita sicuramente la giunta che propone questa autonomia, perché l'autonomia la scredita tutti i giorni chi poi si vede arrestato il proprio vicepresidente, chi poi si vede imputato come presidente di un ente regionale. Purtroppo il governo centratore di Renzi gode di ottimi alleati quando succedono queste cose e può proprio seguire tranquillo e sereno, come abituato a dire, perché finché ci sarete voi a governare queste istituzioni potrà riportare al centro tutto quello che gli pare, perché non smettete mai di dare discredito a 10 milioni di lombardi che tutti i giorni in quest'aula rappresentiamo.